c'è chi sostiene che Tex non morirà mai. E che quando gli alieni, stanchi di vederci intasare le loro autostrade ogni santa estate alla ricerca immotivata di acqua sul loro pianeta, ci annienteranno tutti. E nel cercare documentazione su di noi e sulla nostra storia si imbatteranno nel Texone di Magnus. C'è chi invece sostiene che Tex morirà quando si esauriranno i suoi lettori, a breve, in quanto Tex lo leggono solo i vecchi. Come sempre, nessuno ha la verità in tasca e personalmente dubito che la testata del cowboy possa rivelarsi eterna. Così come non credo sia un fumetto per vecchi. Ogni genere ha il suo target di riferimento e le sue eccezioni. Ma è innegabile che alcune delle caratteristiche del figlio di Gianluigi Bonelli e Aurelio Galeppini suonino oggi come estremamente datate e possano quindi incontrare sempre meno il gusto di un pubblico nato a sempre più decenni di distanza da lui. Eppure, con qualche tocco di fondotinta ed una buona sarta al seguito, il signor Wheeler continua a tenere botta in sella al suo cavallo. Ma non crediate che la stessa Bonelli non si sia mai posta al dubbio. Ma oggi un personaggio del genere non sarà anacronistico. Certo che lo ha fatto, e non solo. Ha anche mandato in stampa e lanciato sul mercato dei suoi alter ego più al passo con i tempi. Stai cercando un manga che ti faccia sognare, consigli su una serie che vorresti guardare, se non vuoi rischiare di poterti sbagliare, sai il Magnus World. Anche la mala Pasqua, se non piace il canale, se quante chicche sono lì ad aspettare, se non vuoi rischiare di poterti sbagliare, c'è il Magnus World. Seppur appassionato fruitore di fantascienza e sci-fi, come riportato anche su molti editoriali bonelliani, Gianluigi Bonelli era piuttosto timido nel proporre il genere sulle proprie testate, ma di tanto in tanto, magari affascinato da alcune particolari opere del momento, ha tentato l'approccio. Ed è così che nel 1968, mentre il mondo veniva travolto dal 2001 Odissea nello spazio di Kubrick, pellicola immensa che porterà la fantascienza cinematografica su un piano estremamente realistico, rispetto a quanto fino ad allora prodotto naturalmente, che il buon Bonelli ideerà un text tutto nuovo, non solo più contemporaneo, ricordiamo che il pistolero nel 68 aveva già 20 anni di carriera sulle spalle, ma addirittura futuristico. Il nuovo Tex manterrà parte dei tratti somatici, del carattere e del senso di giustizia del vecchio Tex, ma anche parzialmente l'abbigliamento, almeno nei colori. Ma sarà più sboccato per l'epoca, perentorio, egocentrico se vogliamo, e soprattutto agirà nello spazio. Si chiamerà Judok, o il grande Judok, che farà la sua comparsa proprio nel gennaio del 1968, sul numero 8 della collana Rodeo, una serie di storie a fumetti a tema western pubblicata dall'allora Edizioni Araldo tra il 1967 ed il 1980. Collana che ad esempio ospitò la prima edizione del celeberrimo Storia del West. Il nostro protagonista è un impavido eroe senza macchia, il più forte, il più bello, il più scaltro, uno di quelli insomma molto in voga in quegli anni e contro il quale oggi fareste il tifo per pura antipatia o scarsa empatia, uno che prenderesti volentieri a schiaffi con le mani sporche d'olio, ma perfettamente incasellato nella sua epoca letteraria. E anche la trama non si scosta di molto dalle produzioni classiche dell'editore. Nella classica gabbia bonelliana ci viene proposto come incipit un team di agenti improvvisamente scomparso su Marte dopo aver lanciato una richiesta di soccorso. E proprio come state immaginando, il caso verrà affidato al ranger dello spazio più figo che ci sia, il grande Judok. Verremo presto a conoscenza dell'esistenza di un'organizzazione criminale cinese colpevole di quanto avvenuto e soprattutto del suo leader, il nemico, lo Scorpione. Un personaggio molto interessante ed anch'esso figlio dei suoi tempi. Anche se, devo dirlo, mi sto ancora chiedendo perché pure su Marte i cattivi di quel periodo fossero comunque quasi sempre cinesi. Nel dipanarsi delle 96 tavole che compongono la storia sono in particolare due gli aspetti che mi hanno colpito. Il primo è il world building fatto intorno al personaggio già dalle prime tavole, dove ci vengono presentate ad esempio la sua scuola di judo e i suoi allievi, ininfluenti nella storia ma potenzialmente utili per il futuro del personaggio, o la struttura dell'agenzia di cui fa parte. Ci imbatteremo infatti in agenti che hanno fatto l'accademia con lui o sotto di lui, aspetti che danno un tocco estremamente verosimile alla faccenda. Il secondo aspetto che ho molto apprezzato è la costruzione della storia stessa ed il modo in cui è stato sfruttato lo spazio a disposizione dello sceneggiatore e del disegnatore. Ci troviamo difatti di fronte a un'impostazione molto cinematografica già dall'incipit ed arrivati in fondo non sentiremo la mancanza di pagine in più, anzi ogni tavola sarà zeppa di tutto ciò che serve alla storia, una storia all'interno della quale convivono, come detto, pianeta Marte e cinema.
cinesi cattivi, inseguimenti in motoscafo e sparatorie tra caccia spaziali, arti marziali e stragi di massa, ma senza che mai un elemento strida con l'altro, senza che qualcosa appaia fuori posto o fuori contesto. Insomma, un nuovo Tex che alla fine degli anni 60 gettava solide basi per una serie longeva e proficua. Eppure, nonostante il rinnovamento, nonostante il world building convincente, nonostante il buon successo della testata sulla quale uscì, nonostante gli ottimi disegni di Giovanni Ticci, che ancora non avevo nominato, il grande Judok rimane tutt'oggi una storia autoconclusiva limitata a quel singolo volume. Una storia che peraltro nel tempo ha saputo affascinare i collezionisti, rendendo il volume oggetto di ricerca sul mercato dell'usato, tanto da spingere oggi Bonelli a scegliere proprio Judok come testa d'ariete per la sua nuova raccolta di storie cult. Se siete curiosi potete quindi recuperare agilmente l'avventura del grande Judok. Da apprezzare il fatto che l'editore abbia volutamente deciso di lasciare invariato il lavoro dell'epoca, lettering incluso, così da darci la possibilità di godere dell'opera come era in originale, impreziosendola di redazionali interessanti che contestualizzano il tutto. Mi ha fatto sorridere come proprio all'interno dei redazionali si siano premurati di dissociarsi dal fatto che Judok fumi, spiegando che all'epoca i duri fumavano, ma non dagli epiteti razzisti contro i cinesi, che nella storia vengono definiti ad esempio teste gialle. E tra l'altro mi fa un sacco ridere che i cinesi di Marte esclamano spesso cose del tipo per Confucio. In compenso c'è un bel approfondimento sul perché il popolo cinese in quegli anni divenne un popolare nemico nelle produzioni letterarie, cinematografiche e fumettistiche. Insomma, un interessante ritorno dal passato che potrebbe intrigare qualsiasi appassionato di fumetto. E io qui per il momento chiudo, come sempre vi ringrazio di aver visto il video, qualora vi fosse piaciuto potete lasciare il mi piace e iscrivervi al canale, qualora così non fosse potete lasciare il non mi piace, a voi la malapascola, almeno scrivetemi perché nei commenti così da aiutarmi a crescere. Ciao a tutti e alla prossima! Mi continuano a dire che devo crescere, che non c'è spazio più per queste cose, devo smettere. Invece ancora sogno il viaggio assieme a Goku su una Mac. Cercami su un tubo che se fai il bravo porto pure te. Vado in crociera con Rufy appena ho tempo, mentre tu nel tempo libero rimani sveglio a stento. Guardi solo i TG, io sfondo Netflix. Tu hai riunione in condominio, io a Luca Comics. Stai cercando un manga...